Sabato 21 giugno 2014 alla Casa Natale di Giotto, sul colle di Vespignano a Vicchio in Mugello, sta per avere inizio una manifestazione importante, il premio Giotto e l'Angelico, che ogni anno viene assegnato dall'Associazione dalle Terre di Giotto e dell'Angelico a un grande personaggio del mondo dell'arte. Ricordiamo il pittore Lucolic, il professore Antonio Paolucci ed altri che hanno avuto questo prestigioso riconoscimento. Non sfugge a questa ferrea regola il premiato di oggi, cioè Silvano Campeggi, uno dei più grandi illustratori di cinema del mondo, un artista che ha portato il nome di Firenze negli Stati Uniti e poi attraverso i cartelloni cinematografici dei grandi film di Hollywood in tutto il mondo. Col nome d'arte di Nano ci sta per raggiungere, ma prima insieme a me c'è Roberto Izzo, sindaco di Vicchio, al quale facciamo subito i complimenti per la sua rielezione e speriamo che anche per il prossimo mandato continui ad avere rapporti di liaci con l'Associazione dalle Terre di Giotto e dell'Angelico, perché negli ultimi 5 anni questa associazione ci ha veramente stupito, credo sia stato un supporto importantissimo per l'amministrazione comunale, perché di mostra in mostra sono riusciti a portare qua nella Casa Natale di Giotto grandi mostre, grandi personaggi come oggi Silvano Campeggi. Sì, lei sta dicendo la verità, anzi noi siamo particolarmente soddisfatti di questa associazione. Direi che è stata proprio la mia amministrazione a far sì che questa associazione potesse lavorare e le abbiamo affidato la Casa di Giotto. Questo contesto stupendo, e oggi si consuma un altro evento straordinario, la premiazione di Silvano Campeggi, per cui è vero, questa associazione è un'associazione importante per la cultura di Vicchio, ma in generale per tutto il territorio del Mugello, e piano piano si sta ovviamente espandendo anche oltre il territorio del Mugello. Sarà Alessandro Sarti fra pochi minuti, prima della cerimonia di consegna del premio, a tracciare un disegno biografico e critico di Nano Campeggi, un compito che per lui è congeniale perché conosce bene l'artista, del quale è anche amico ovviamente, perché gli dedicò un'importante mostra nel 2010 quando da assessore alla cultura lo volle fortissimamente all'interno della Sala delle Colonne, che è diventato, grazie proprio alle mostre che si sono susseguite durante il mandato di Alessandro Sarti, con continuità e portando appunto assieme grandissimi nomi, da Guttuso a Beata Angelico, Ligabue e tanti altri, fra i quali ovviamente Nano Campeggi. Sì, per me oggi è un onore, una grande soddisfazione poter essere stato chiamato da Silvano, ma anche dagli amici di quelli che organizzano questa bella cosa, gli amici delle Terre di Giotto e del Beata Angelico, insieme al Comune di Vicchio, a poter parlare, a poter dire alcune cose su Silvano Campeggi in arte Nano, dove nel 2010, appunto, come hai detto te, a Pontassieve, nella Sala delle Colonne, realizzò questa bellissima mostra intitolata I colori del cinema, dove davvero riapparsero ai nostri occhi i grandi cartelloni che avevamo visto da bimbi e sentito parlarne dai nostri nonni dei colossi del cinema. Oggi non parleremo di questo, ma parleremo di quello che è Silvano Campeggi oggi, dopo che ha festeggiato l'anno scorso il suo 90° compleanno, dopo che insieme a tanti amici ha percorso un percorso storico straordinario. Presenzierà alla cerimonia anche il consigliere regionale Eugenio Giani, che nel corso del suo mandato di assessore alla cultura, ma anche di presidente del calcio storico fiorentino, ha sempre messo in primo piano la figura di Nano Campeggi, quando c'è stato da nominarlo magnifico messere, quando c'è stato da raffigurare questo corteo che ci invidia tutto il mondo, il corteo appunto del calcio storico fiorentino. Ma sì, il mio rapporto con Nano Campeggi è un rapporto profondo, addirittura ero ancora consigliere comunale, non avevo iniziato il mio percorso che per più di 10 anni mi ha visto assessore al Comune di Firenze, quando con Nano ebbi modo di verificare un rapporto di simpatia che mi portò a sviluppare numerose iniziative. Poi con lui, ecco, un rapporto che ci ha portato a organizzare insieme varie mostre, che mi ha portato a presentarlo in occasione di premi numerosi che ha ricevuto, che mi ha portato insomma ad essere vicino a uno dei grandi artisti della Firenze e della Toscana di oggi. Io penso che in qualche modo vi sia un filo rosso di collegamento fra gli artisti del periodo del secolo d'oro di Firenze, a partire da Giotto, e un Campeggi che è stato l'ambasciatore dell'arte figurativa
da Firenze nell'America delle star e del pieno periodo di Hollywood, del lancio del cinema moderno. In quella realtà lo strumento di comunicazione, anche prima della televisione, in tutto il mondo per magnificare i film, creare attrazione del pubblico, erano i manifesti. E sono manifesti che ciascuno di noi ha ben fissi nella sua mente. Per noi è una grandissima soddisfazione arrivare a avere i campeggi qui dentro la Casa di Giotto. Avete lavorato bene, ci abbiamo messa tutta. Comunque è stato lui a lavorare bene, perché in fondo è stato lui anche disponibile in tutto. Perché se riuscite a portarlo, vuole anche dire che ormai questa, la Casa di Giotto come luogo espositivo di arte contemporanea, ha assunto una dimensione accattivante per gli artisti importanti. Sì, sì, siamo alla sesta edizione quindi questo premio, e abbiamo dato il premio a dei nomi veramente in alto, e con campeggi siamo proprio al massimo, abbiamo fatto il giro del mondo proprio. Seduto, insomma, il professor Paolucci, sono stati i nomi, ora Marisa se li ricorderà. Allora abbiamo iniziato dallo scultore e pittore Marco Lukolic, che è abitante a Borgo San Lorenzo, e poi abbiamo avuto Antonio Paolucci, che è direttore dei Musei Vaticani, e poi dopo di seguito abbiamo avuto Filippo Daverio, Giuliano Vangi, Barberino di Mugello. Di Barberino, e poi abbiamo avuto il maestro Alfredo Cifariello l'anno scorso, sì, e quest'anno abbiamo l'onore di premiare i campeggi. Il simbolo del premio è una scultura del maestro Mario Meoni, che vedete a mio fianco, che i nostri telespettatori ormai hanno imparato a conoscere perché è sempre più spesso ospite dei nostri incontri con l'arte, e ha realizzato alcune medaglie importanti per il premio col viola nel cuore nel Salone 200 di Palazzo Vecchio, e poi a seguire anche il premio alla Rondinella del Torrino, una rassegna d'arte dedicata a Firenze nel rione più popolare della città, che di mese in mese viene assegnata all'artista che ha ricevuto i maggiori suffragi dai visitatori del circo, frequentatori del circo. Qui sono raffigurati Giotto, l'Angelico e la torre, il campanile, scusate, della chiesa di Vicchio, dove il premio ha avuto la sua sede fino ad oggi. Poi credo, complice anche la bella stagione, questa sia la sede naturale del premio, perché insomma la Casa di Giotto è importante a livello mondiale. Quindi, sì, certamente. Quindi cosa hai pensato di cambiare lo sfondo? Ormai rimane il campanile della chiesa. Sì, no, io in questo lavoro ho voluto ricordare le due importanti arti che facevano i due pittori e anche scrittore, il Beato Angelico, e più ho voluto dare un significato racchiudendoli dentro le radici, cioè facente parte di quello che è il comune di Vicchio, di questa zona bellissima che è in Mugello. Non so se sono riuscito a esprimermi come dovrebbe essere un premio del genere. Io mi sono dato da fare, comunque ho fatto. Ricordiamo che l'opera è in bronzo e quindi insomma anche un valore intrinseco. Sì, 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 sicuramente. Ora non gli volevo dare un valore, diciamo così, venale, ha un valore importante, non proprio è un ciò premio, che rappresenta, sì, è un premio abbastanza. La classica targa. No, infatti ringrazio anche l'associazione del Beato Angelico che mi ha permesso di fare questo lavoro e di dare una certa importanza, spero di aver dato una certa importanza a tutta la manifestazione, in piccola parte, però mi sono dato da fare. È arrivato in questo momento, accolto come una star di Hollywood, Nano Campeggi. Fra qualche minuto riceverà il premio, ma il premio è già qui, tutta la gente ad aspettare, c'è tanto Mugello. E mi dispiace, ma avevo già detto che sarei arrivato un po' più tardi, poi invece ci hanno anche fermato i carabinieri, ma benché li conosco, però lì si era bloccati, e poi appena liberi siamo arrivati di corsa, e vedo c'è tanti amici, tante persone ad aspettarti da tanto tempo, quindi è un segno di affezione nei tuoi confronti, perché anche se sapevamo che c'era stato questo inghippo stradale, le persone, nonostante il caldo veramente soffocante, ti hanno aspettato. Sì, è una mostra di opere del mio percorso pittorico, sicché non racconto niente, racconto me stesso, tutto il mio periodo di lavoro. Sono contento, anche per, l'ho fatto per omaggio agli amici e anche a Giotto, perché lui dipingeva i cosi, dipingeva, mi sembra, almeno mi raccontavano, e dipingeva l'agnelli, no? le pecore. Io dipingevo le stelle. Senti, tu hai esposto in tutto il mondo, sei stato premiato in tutto il mondo, però ricevere un premio nella casa dove è nato Giotto mi commuove, è commovente, vero? Veramente, veramente, sì. Anche perché
insomma, oltretutto questo Giotto fin da ragazzi, io l'ho disegnato, non so se ha visto, che sì. Mi sono messo io e lui mi sta guardando quasi con sospetto, ma chi è questo qui? Senti, qui ci sono i volti dei grandi di Hollywood, l'abbiamo già proposto ai nostri telespettatori nelle precedenti interviste, c'è Audrey Hepburn, c'è Rita Hayworth, c'è Marilyn Monroe, c'è Cary Grant, tutti i divi di Hollywood, ma non solo Hollywood. Tu sei partito con il primo divo nostrano, tuo concittadino Rossano Brazzi, che però poi è diventato un divo internazionale. Il primo film, sì, ho fatto proprio. Qual è stato quello che hai amato di più? Che hai conosciuto personalmente? Di personaggi? Di personaggi, di attrici o di attori che ma forse hai raffigurato? Di Marilyn ne abbiamo già parlato, sì, abbondantemente. Sì, sì. Devo dire veramente un personaggio che ho dipinto più di tutti è stato la Elizabeth Taylor, perché l'ho disegnata quando era ragazzina insieme a Lessie, poi l'ho ridisegnata in Piccole Donne. È un fenomeno del cinema americano, perché lei è nata come attrice piccola di ragazzina e è riuscita a diventare una grossa diva, cosa che non ci riesce, almeno finora non ci è riuscito nessuno. Lei invece ha sfondato e ancora se può fa sempre la fatalona, va bene. Bene. Noi ora ti lasciamo perché le persone sono ansiose di stringerti la mano, di farti firmare gli autografi. Ricordiamo che noi dedicammo uno speciale di un'intera puntata ai 90 anni di Nano Campeggi, che furono festeggiati nel Salone dei 200 di Palazzo Vecchio, grazie al Presidente del Consiglio Comunale di allora, Eugenio Giani, che oggi è qua presente in veste di consigliere regionale. Ma le istituzioni sono sempre state vicine, vero, a te, Nano? Perché... No, io l'ho sempre seguita, allora a me e io a loro. Sei stato sempre considerato una risorsa della Toscana, anche il Palio di Siena ti ha voluto. Sì, sono stato sempre disponibile a qualcosa di interessante. Bene, noi ti facciamo tanti auguri, te li abbiamo fatti per i 90 anni, te li facciamo oggi per questo premio importante che ricevi nel nome di Giotto. Abbiamo parlato di Giotto perché siamo qui nella casa di Giotto, però il premio unisce Giotto all'Angelico, la casa del Beato Angelico è a poche centinaia di metri dal luogo dal quale vi stiamo parlando, un altro grandissimo dell'arte di tutti i tempi. Io ti ringrazio, te sei sempre stato vicino a me, anzi sei stato fra i primi veramente quando ho cominciato a fare le prime cose che mi hai scoperto, è proprio vero. E dobbiamo citare anche Giovanni Bogani della Nazione, no? Anche che lui, ha sempre anche lui, veramente. Dedicato tanti articoli. Grazie per questa intervista e tanti auguri per questo ennesimo premio alla tua strepitosa carriera. Grazie.